Dice no alla guerra. Tanti i cittadini che hanno partecipato alla fiaccolata No War, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio a Piazzale Vittorio Veneto. Sono voluto passare a salutare i giovani, le scuole, la comunità di Sant'Egidio che ha voluto questo momento anche qui a Frosinone, come in altre città, da Roma a Parigi, altre città dell'Europa, proprio per chiedere pace per l'Ucraina. Credo che noi dobbiamo essere consapevoli che la pace comincia anche da noi e io ringrazio soprattutto e sono contento che ci siano stati tanti giovani, perché non sono solo il futuro, loro sono il presente e possono costruire un futuro migliore proprio lavorando per la pace anche in questa nostra città, costruendo un clima di pace a partire da quello che si dice, si scrive sui social tante volte in maniera violenta contro gli altri. Costruiamo un mondo di pace, questa sera è un bel segno, perché credo che noi abbiamo bisogno di questi segni e di queste parole. Davvero è stato un momento molto bello in questa città che ha bisogno di questo spirito. Lo auguro a tutti.